Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo insieme. Scusate, sono stato un po' assente, ma ho avuto problemi con internet. Bene, riprendiamo la nostra carriera su American Truck Simulator. Oggi avremo un carico trasporto eccezionale, quindi sarà una partita molto impegnativa. Bene, partiamo. Sarà dura. Già tanto se riusciamo a uscire dal garage. Comunque, ci proveremo. Partiamo. Adesso bisogna vedere dove cavolo si esce. Ho un certo presentimento. Che probabilmente è riuscito a star là. Eccola là. Bene, andiamo. Mazza quanto è lungo. E vediamo. Sarà molto dura, sarà molto dura. Ovviamente questo video lo faremo in due parti perché altrimenti ci vorrebbe una vita. Cioè, tanto che siamo riusciti a prendere l'autostrada. Già è tanto. Beh, finché questo. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo. Voglia tagli. La strada è lunga, molto lunga. Devo dire che in effetti questo American Truck mi sta sorprendendo. Beh, forse l'America è un paese talmente grande che ci sono vari scenari, però se la differenza è media Euro Truck, ho notato che si viaggia molto più all'interno, cioè si passa molto più all'interno dei paesi, invece su Euro Truck è proprio di sfriccio, come si può dire. E poi l'estate americana ce la sta mangiando facile. Adesso noi andremo sempre a manetta, sprezzanti del pericolo, ricordiamoci, questo è il mio motto, sempre sprezzanti del pericolo, e andremo a fare un bel giro. Anzi, anzi, 140. Beh, ma finché qui va bene, il peggio dopo sarà quando dovremo uscire o passare nelle città, perché finché la strada è tutta così, problemi non ce ne sono. Andiamo a manetta come se avessimo un Ferrari.
Incredibile, a 160 stiamo andando. Infatti con questo carico vorremmo andare pianissimo, ma ci vorrebbe una vita per arrivare. Adesso cerchiamo di prendere questa curva, da cercare di cappottare, grande. È una strada che non ho mai fatto. Il limite 105, va a 150, ma dettagli. Sì, ci portiamo via tutti. Certo, questo carico pare facile a te. Cazzo, la stanno trasportando. Vediamo. Ah, barriera mobile. Andando in mezzo al deserto. Aia, 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 aia.
risposta? Ricordiamoci sempre di salvare, mi raccomando, usate un tasto vicino a voi che potete premere all'infinito per il salvataggio rapido. Perché se poco poco non vi ricordate di salvare, cioè il gioco vi salva da solo, ma se poco poco non ve lo ricordate e dovete caricare la partita per qualsiasi cosa, forse ne carica molto indietro, quindi cercarne se la fare molto ma molto ma molto spesso, così che se dovete ricaricare potete ricaricare da poco prima, dal punto in cui, che ne so, avete avuto un incidente, esempio. Adesso rilampeggiamo, vediamo se si sposta. Col cazzo che si sposta. Devo controllare una cosa. Dunque, noi siamo esattamente qui. Ah. Porca miseria, possibile non c'è un benzinaio? Ah, qui. Bene. Forse è meglio se faccio benzina qui. Perché altrimenti potrei rischiare. Potrei rischiare brutto. Potrei rischiare di rimanere a secco, come è successo l'altra volta. E quindi, siccome non ho voglia di rimanere a secco, ci fermeremo là per fare benzina. Tanto non la pago io, che mi importa. Andiamo sempre a manetta, sempre a manetta. Sarebbe stato bello se le estate fossero state realistiche, nel senso che, cioè, come nella realtà. Voci di corridoio dicono che forse Euro Truck Simulator 3, sempre che lo faranno, sarà fatto con Google Map, quindi praticamente, però boh, non lo so, è un lavoro enorme, però sarebbe figo, almeno uno può vedere anche la strada di casa sua, dice, oh, quella è casa mia, vabbè, faccela multa, dai, tanto ne è più una di meno, che c'è dice? Sorpassiamo allegramente. Bene, fra poco ci fermeremo e faremo benzina onde evitare problemi tecnici. In teoria ci potrebbero bastare per poco, però se dopo non ci sta, aspetta un attimo, scusa, ah, sta più su, bene. Quindi adesso continuiamo e al prossimo ci fermiamo. Così evitiamo di non rimanere a secco.
che praticamente siamo in mezzo al deserto. Adesso il problema sarà fare benzina. E chi c'entra questa creek? La vacca. Sarà un problema molto. Ecco, poi si mette pure la macchina. Dove vai tu? Vabbè. Ah, anzi. Ci è andata più che bene, anzi. Mettiamo la benza. Adesso facciamo un bello screen. Eccoci qua. Bene. Poi ripartiamo. Tanto paga la ditta, noi che ce ne frega. Adesso vediamo qui se ci sarà una piccola sosta, ecco, ci fermeremo qui e poi ci saluteremo e riprenderemo nel prossimo video. Bene, adesso fra poco ci fermeremo e ci saluteremo. Poi, prossimo video, continueremo il viaggio fino alla destinazione. Purtroppo adesso ho poco tempo, quindi invece prima quando non lavoravo avevo più tempo perché volevo comprarmi il camion, ma purtroppo c'è da fare un sacco di viaggi, soldi, e poi bisogna sbloccare i livelli perché sennò tanti accessori non li possiamo montare. Quindi ci bisognerebbe giocare dal mattino alla sera. Purtroppo io il tempo non ce l'ho e quindi mi devo accontentare. Ecco, fra poco ci fermeremo. Anche perché devo uscire qui. Questa è la nostra uscita. Ecco,
salire qua su. Voglio vedere qui come giriamo. Dai, ci buttiamo in mezzo. Bene, qui in teoria c'è un piccolo spazio per dormire. Salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, eccetera, eccetera. Poi sotto troverete alcuni link, tra cui uno di Discord, se volete parlare con me o con i miei amici, e alcuni gruppi Facebook a cui sono iscritto. E poi c'è anche un link per Instant Gaming, che è un sito di Kay molto conveniente. Bene, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e spero che vi sia piaciuto. Ciao ciao!